Benvenuti in questo sesto episodio del Gigi TV Show, intitolato Gli anni d'oro. In questo episodio, Luigi tornerà nell'anno 1996, anno in cui nasce il duo The Sound Lovers, dove avrà come ospite la frontwoman Nathalie Arts, ricordando i migliori anni della sua carriera. Buona visione! Benvenuti in questo episodio del Gigi TV Show! E oggi un'altra grande ospite, ed è Nathalie Arts, dei Sound Lovers! Eccoci qua! Tutto bene! Ciao Luigi, ciao Gigi TV e tutti gli amici Gigi TV. Tutto bene. Adesso che siamo qua, ce la raccontiamo. Beh, dai, tu dove abiti? Cioè, dove... A Milano? Zona. Allora, io sono vicina a Milano, non sono più dentro a Milano, ma sono andata a vivere fuori, in campagna, e in mezzo alle risaie, quindi Milano Sud, dove... ho la possibilità di tenere tutte le mie bestioline, come ti dicevo è arrivata una quinta gattina piccolina che qua che vuole salire, dai. Dalla Sicilia è arrivata sabato e tutta carina, si lamenterà adesso che vorrà stare in braccio, ma eccomi qua, così posso tenere il cane, gatti, sai, avere il giardino. Dai, puoi avere tutto, dai, almeno sì. C'è molto spazio. Tutta un'altra cosa, sì, esatto. Io sono pugliese, Puglia. Amo la Puglia. Da che parte della Puglia? Senti, dalla zona di Foggia. Foggia, dalla zona, ok. Di Foggia. Bella, Però bello. Però abbiamo meno tutto vicino. Bello. Ora partiamo con le domande. Tipico di Gigi TV. Allora, prima domanda. Com'è nata questa passione per la musica dance? Allora, in realtà non è proprio nata, ma è successo. Cioè, sono quelle cose diverse, no? È una cosa che non ho cercato, ma mi è capitato. Cioè, io sono venuta in Italia nel 91, nel periodo dove piano piano cominciavano a esserci i primi dischi dance commerciale, no? Sì, perché tu sei olandese, giusto? Sì, esattamente, dall'Olanda sono venuta a Milano, dove più o meno dopo 6 mesi mi sono anche inserita in una band che faceva dal vivo nei locali, funky soul, jazz, un po' di tutto di più. E diciamo che arrivando in Italia, a Milano, a lavorare con i fratelli La Bionda, piano piano... Da una cosa è nata all'altra. Io intanto ho iniziato a fare le prime cose con Carmelo La Bionda, che mi ha fatto fare il primo vinile nel novembre 91, che era già comunque un brano commercializzato, cioè una cover più ritmata. Poi lavorando a Logic Studios con i fratelli La Bionda c'era uno studio, lo studio si chiamava... con Marco Inzari, lo studio dove la gente doveva preparare la galvanica, cioè il transfer per avere poi la galvanica per la stampa del vinile. Allora, tantissima gente di quella via lì, dove c'erano tutti i grandi distributori, passavano di lì per questa galvanica, cioè per questo transfer da fare dal DAT sulla forma che poi veniva stampata come vinile. E tanti hanno scoperto che cantavo, quindi hanno cominciato a chiedermi. Il primo in realtà era Max Moroldo, label Do It Yourself, non era ancora un'etichetta ma una label, chiedendomi se volevo cantare un brano intitolato Are You Ready di Happy Man. And Happy Man erano DJ Rosse, Gianluca Menzi, Max Moroldo e Fabrizio Mascheroni, che non c'è più purtroppo. Per cui è stata un'avventura, la prima avventura. E da lì in realtà ne sono subiti tantissimo. Io per tutti cantavo come turnista e poi firmavo una liberatoria dove io davo sì la possibilità di usare la voce, ma non la possibilità di usare il nome o l'immagine. Quindi una liberatoria.
Così ho cominciato a cantare, 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 cantare. Ma io ero qua da sola, quindi c'era da dire che per me era anche un modo per guadagnarmi due soldini in più. Nel 96 il disco di Runaway dei The Sound Lovers faceva successo e piano piano, neanche il primo disco, ma dopo mi hanno poi convinto di dare l'immagine. E anche al secondo disco di Happy Man, che è uscito poi nel 96, anche questo. Quindi devo dire che ho accettato di dare l'immagine dal 96 in poi. Ho capito. E diciamo che questa cosa è andata a tuo vantaggio? Alla fine io più facevo dicendo no, io non voglio rinunciare al lavoro, perché nel frattempo ero andata a lavorare alla Do It Yourself come etichetta discografica. Non volevo mollare il lavoro, perché dicevo sempre la musica deve restare un hobby, no? E adesso c'è la gattina che gioca con la sua pallina, vabbè, col campanellino, se sentite dei rumori strani è lei che piccinina gioca. E io praticamente da lì in poi devo dire che sono diventata piano piano, oltre a essere la signora dell'ufficio della Do It Yourself, sono diventata quella che veniva catapultato nella Polonia, poi l'Olanda, poi lì, poi là, poi su e giù. Cioè, era veramente difficile mantenere i ritmi così, no? E sì, effettivamente poi dopo nel 99 ero costretta a licenziarmi. Mi è costato un po', perché era un po' come abbandonare un figlio, comunque, qualcosa che ho visto crescere, no? È stato un po' difficile, però alla fine, voi sapete tutti, si continua a girare serate, qualche disco nuovo qua e là, e sì, è cambiata la vita. Sì, abbandonare il lavoro alla fine era un po', come hai detto tu, abbandonare un figlio, naturalmente, se poi al lavoro ci eri affezionata, naturalmente. Esatto. Ovviamente, anche no, ma non solo, sai, quando hai comunque un lavoro fisso, voi sapete, lo stipendio arriva alla fine del mese, io da buona olandesina, la paura di dire oddio, sono diventata una libera professionista, aiutami, diventava però, un po' difficile, però vabbè, però, alla fine è andata. Però che si dice, se una cosa del genere, che se fai quello che ti piace non lavorerai nemmeno un giorno. Così dicono. Vabbè, più o meno è così, è vero. Se ti piace il tuo lavoro, comunque è vero che alla fine ti pesa tutto un po' meno. È vero, assolutamente esatto. È vero, non possiamo dire altro. Allora, partiamo con la seconda domanda. Come è nato il gruppo The Sound Lovers, o meglio dire il duo? Il duo. Allora, in realtà sono stati due amici, Roby Santini, Gianni Fontana, che avevano fatto la demo di Runaway The Sound Lovers. Hanno poi chiesto a German Leguizamon di cantare, perché Roby Santini conosceva già Germano, se poteva cantare la parte del vocalizzo. Lui ha fatto il suo turno, l'ha registrato. Poi sono stata richiesta, sono stata chiamata da loro per andare a registrare. Loro avevano avuto però il mio numero di telefono dalla Do It Yourself, che aveva detto provate, bello il brano, hanno sentito, e se avete bisogno della voce perché non chiedete a Nathalie. Allora sono andata a cantarlo io, ma non abbiamo registrato insieme, cioè io e Germano non ci conoscevamo, lui ha registrato, io ho registrato, ok, quindi faccio il mio turno. Dopo io sono stata assunta alla Do It Yourself e quindi lavoravo in ufficio fisso, sì. E Germano era in Italia a lavoro, ma andava avanti e indietro perché aspettava ancora di avere il permesso di soggiorno, perché è argentino lui. Ah, lui è argentino? Io avrei scommesso che è italiano lui. No, allora lui è dell'Argentina. Io ho qui una gattina, scusate il casino se la sentite. Comunque sì, Germano viene da Buenos Aires, è venuto qua in Italia perché c'era anche già sua mamma, e all'inizio lui era preso con altre cose, io con altre cose, poi piano piano, quando poi è uscito, voi sapete, quarto singolo, Surrender, ufficialmente Germano è diventato anche l'immagine del progetto, insieme a me.
Prima abbiamo dato solo la voce, poi siamo diventati anche una favola. La è una storia un po' particolare. Infatti, cioè, si può fare pure un film. Assolutamente, questo... secondo me sì. Bellissimo, dai. Che bella cosa, guarda. È originale, okay. Siamo originali, insomma. Ecco. Allora, Natalie, partiamo con la terza domanda. Una domanda molto importante per me. Allora, su YouTube mi sono imbattuto in un video molto nostalgico dove si è andata come ospite sul programma andato in onda su Disney Channel, Live Zone. Sì. Con Massimiliano Ossini. Cosa ricordi? Perché io, Natalie, ascolta, io sai come mi è venuta questa voglia, diciamo, di farti queste interviste, eccetera. Allora, io sono molto nostalgico, io ho 28 anni, ok? Sono del 95, però... Sì, sì. Sono molto giovane, però gli anni, diciamo, fine anni 90 e inizio anni 2000 li ho vissuti proprio, che io ho una memoria che ricordo. Allora, mentre cercavo, avevo visto che c'era questo video di Sound Lovers ospiti Live Zone di Disney Channel, che era un programma che io seguivo. Allora, quando mi sono imbattuto in questo video, ho visto la vostra esibizione, che cantavi la canzone Leaving You Red. Scusa se la pronuncio male. Sì, forse sono due, era un misto di... Due canzoni, esatto. C'era anche We Wanna Party, Clap Your Hands, Move Your Body. Sì. C'era anche quello, forse. Forse hanno fatto due canzoni. Sì. E allora, appena l'ho visto, ho detto, io... Ho proprio così un desiderio di fargli queste interviste e farmi raccontare più o meno che cosa ti ricordi di quel giorno. Ma di quel giorno lì era un po' più particolare, perché effettivamente, essendo per bambini, lo sapevamo io Germano, abbiamo oltre a cantare, dovevamo chiacchierare, abbiamo forse fatto un gioco insieme. Magari tu te lo ricordi meglio di me, perché... Era, se non sbaglio, era un gioco che dovevate disegnare. Forse, ecco, poi c'era anche come ti vesti per bambini, metti scarpe da tennis, no? Devi essere colorata. Mi ricordo come abbiamo deciso di vestirci, questo me lo ricordo. Però il dettaglio esattamente, sì, che c'era un gioco, quella roba del dipingere. Però è bello anche perché andare su Disney Channel con dei brani dance commerciale a noi ci ha fatto veramente tantissimo piacere, veramente bello. Ma guarda, sai, la cosa bella che erano le canzoni di quegli anni, perché diciamocelo chiaro, ormai al mondo di oggi, diciamo, la musica dance l'hanno messa un po' da parte ed è una cosa brutta questa. Io allora canto musica neomelodica, ok? Cantavo musica neomelodica. Però io sono nato con la musica dance, ok? Ethel 65. Certo, bello. E diciamo, questa cosa che i ragazzi di oggi, con queste nuove generazioni che vanno queste cose qua, è un po' brutto, perché ti spiego una cosa. Allora, ti dico, il brano per esempio degli Ethel 65, Blue, ok? Ha fatto una cover Shiva, il cantante trap. Allora, mio nipote, che è piccolo... ascoltando la canzone degli Ethel 65, ha detto: zio, guarda che quella è di Shiva. Oh, ma che stai dicendo? Quella è degli Ethel 65. Sì, lo so. E beh, a noi è successa la stessa cosa, perché nel 2018, quando Surrender compiva 20 anni, cioè il quarto brano nostro uscito nel 98, il pagante aveva chiesto ufficialmente l'autorizzazione alla Do It Yourself di fare un remake, cioè di utilizzare Surrender ma cambiare il testo, no? E così è stato fatto, con l'autorizzazione ovviamente dell'etichetta. L'etichetta crede che l'abbia fatto uscire proprio il giorno stesso del ventesimo compleanno di Surrender. Chiaramente, quando poi è stato pubblicato, ormai tutti sapevano: oh, stricche champagne, viene giù la valanga, striscia lo schippa, settimana bianca. Allora, quando io poi pubblicavo, magari anche Germano, cioè qualcuno pubblicava qualcosa di Surrender Sound Lovers, tanti commenti sotto: ah, ma questo l'avete rubato dal pagante, di qua, di là, di su, di giù. A momenti guardavo come dire, non capivo. E poi però non c'è stato mai bisogno di rispondere, perché i fans o quelli che seguono comunque i nostri
Facebook, sì, sanno benissimo che è l'originale del 98, quindi magari beh, qualcuno fa, forse è meglio che ti informi prima, e sono loro che sono arrivati 20 anni dopo, sai, però comunque tanti pensavano che magari il Pagante fosse un inedito, cioè una canzone originale. Eh sì, ma sai perché purtroppo c'è poca gente che comunque si va a informare sulle origini di una canzone. Ma grazie al Pagante proprio che la gente questa cosa che tu hai detto l'ha fatto, ma l'anno dopo, cioè nel 2019, andavano a ricercare, e così abbiamo preso un premio dalla SIAE ufficiale, che eravamo il brano Evergreen del 2019, perché era il brano più ricercato, scaricato, ascoltato, e sicuramente grazie al Pagante che ha dato nuova vita al brano. Beh, naturalmente, uno se prende una canzone bella e tu hai già la popolarità e la rifa, è normale che naturalmente quella canzone deve rispopolare. Sì, poi sono stati bravi probabilmente anche a scegliere il cambio del testo, Settimana Bianca, cioè, perché non tutti sono poi bravi a metterci le parole, no, quando cambiano, però loro si vede che sono stati in gamba, e grazie a loro abbiamo anche noi avuto un po' più di... come dire, un vecchio brano tirato una fuori dal cesto. Dai, una rinfrescata. Una rinfrescata, bravo, esatto. Natali, allora mi potresti dire che cosa ricordi di quel giorno al Disney, al Live Zone? Non me lo ricordo. Infatti quello che mi ricordo è quello che ti dicevo, che era lunga la puntata perché non abbiamo solo cantato, ma anche fatto dei giochi, e che abbiamo fatto due canzoni di più, veramente, perché ne abbiamo fatti talmente tanti che non è che mi ricordo proprio di preciso, che è stata una bella esperienza, quello sì. Ma dove sono stati gli studi, eccetera, perché magari da bambino tu vedi tutto questo posto magico, vedi, allora... Certo, non ho idea, però io sul mio canale YouTube ho sicuramente messo tutti i show televisivi, magari l'ho scritto lì, non te lo so dire in questo momento. Non so neanche se eravamo a Roma o a Milano, cioè tanto sono messa male, perché certi programmi, tipo quando c'era Uno Mattina con Cristiano Malgioglio, sì, eravamo a Uno Mattina, Rai 1, quindi a Roma, però... non me vabbè, le ricordo con tutte le ospitate che hai fatto, come fai con tutta la carriera che hai avuto, naturalmente è difficile ricordarsi. So che il Giro Festival era registrato a Pescara, ma anche per esempio forse 105 Night Express, mi ricordo, eravamo sulla spiaggia a Rimini, però c'era anche Super Classifica Show, quello era registrato secondo me a Milano, però non sono più tanto sicura, onestamente. Ciao, eccoci qua, Herman. Allora, tu al centro. Ciao, Herman, come stai? Ciao. Bene, Natalie. Natalie, come sei? Good, hello. Parla come mangi. Oh. Sì, nel senso che... non si capisce. Come sta, Natalie? Bene. Ah, perché parli anche olandese? Sì. Ah, ok, parla olandese. È anche benissimo. Ragazzi, benvenuti a Live Zone Musica. Allora. Partiamo con la quarta domanda. Nell'estate del 1999 hai partecipato al Festival Bar. Com'è stata questa fantastica esperienza? Ricordiamo che c'era Fiorello. Sì, è stato un grande. Allora, per noi è stata un po' una strana avventura, perché intanto partivamo col nostro promoter, io Germano, due ballerine, Ramona e Paolina. Arriviamo in aeroporto e ci dicono volo cancellato. No, dai. E già lì, aiuto. Adesso io credo che Ostuni sia più vicino a Brindisi o più vicino a Bari. Non mi ricordo. Ostuni è più vicino a Brindisi. Ecco, allora il nostro volo su Brindisi era stato cancellato. Quindi ci hanno trovato un altro volo su Bari. Però noi, ritardando di brutto l'arrivo, siamo arrivati lì al pelo. Credo che abbiano cambiato qualcosa in scaletta per farci andare un pochino più in là nella serata, e siamo arrivati e abbiamo fatto tutto veramente di corsa. Mi hanno fatto due spaghetti nei capelli, ma ci siamo cambiati con una velocità allucinante. Non abbiamo fatto un sound check,
e quando stavamo salendo sul palco ci dicono a noi: ah ragazzi, attenti che c'è la moquette, vedete la moquette rossa, state un po' attenti perché qua e là si è staccata la moquette. E noi diciamo no, che dobbiamo ballare in quattro poi, no? Cioè la paura di inciampare proprio in diretta davanti a tutti è stata tanta fiffa. Però perché comunque c'era un mare di gente, c'era. È vero che la televisione fa dei tagli, no? Abbiamo prima fatto la cappella con Fiorello, poi ci ha fatto partire Mirando il Mar. Se anche uno fosse inciampato, sicuramente loro avrebbero fatto un taglio, però il pubblico avrebbe visto, invece per fortuna... Avrebbe visto, quindi sarebbe, diciamo, servito a nulla quel taglio se lo facevano. Però l'importante è andato tutto bene con quali si è andato tutto bene, non è successo niente. Non è successo niente. Io non posso ricordare perché avevo 4 anni quell'edizione del Festival Bar. Troppo piccolo, è vero. Natalie, partiamo con la quinta domanda. Cosa ti manca di più degli anni d'oro, i mitici anni 90? Allora, io parlo solo per me, chiaramente in generale penso che ci sia tanta diversità. Forse negli anni 90 il bello era che non c'erano i cellulari, uno, e secondo... quello che quindi non è una roba che mi manca, nel senso è bello, non c'erano i cellulari, quindi quello che mi manca degli anni 90 è che eravamo senza cellulari, e degli anni 90 quello che mi manca adesso è che in quegli anni lì compravo una quantità di CD industriale, quindi CD, compilation, a me ne ho tanti dietro di me anche, ne ho proprio... Però mi manca poter acquistare un CD ogni tanto, anche i nostri CD, noi quando facevamo qualsiasi disco a noi veniva dato il vinile, ci veniva regalato il CD singolo, e per noi era sempre molto bello perché ti facevano partecipe delle canzoni, poi dopo la grafica, erano dei momenti di grande gioia, no? Il momento che è arrivato il vinile, guarda il CD, cioè questa cosa non c'è più. A me questo mondo digitale non mi dice niente. Io, se guardi alle mie spalle, io sono un collezionista DVD, CD, io sono amante del cinema proprio, e ti dico la verità, io sono d'accordo con te, è proprio questa la cosa che si è persa al mondo di oggi, perché non c'è più l'amore di comprare un disco. Perché hanno alla fine inventato l'in-store, cioè che devi farti l'autografo e la foto con il candidato, però di comprare il CD, però alla fine il CD non è che se lo cagano più di tanto, cioè capito? Proprio per l'era digitale che abbiamo al mondo di oggi, perché diciamocelo chiaro, allora, una canzone come l'hai fatta tu, Surrender, Mirando il Mar, Leaving You Red, cioè sono canzoni che... Allora, quelle rimangono nel cuore, ok? Però, se ci fai caso, al mondo di oggi esce una canzone nuova, passano un mese, vogliono già un'altra. E tante volte è una questione di algoritmi, no? Quindi su Spotify bisogna fare tot canzoni ogni 2 settimane, non devono durare più di 2 minuti. Sembra più questa vita, sembra più una vita di social, di algoritmi, purtroppo, che non di buona musica, perché cacchio, negli anni 90, 80, 70, mettevi un album dei Pink Floyd e se un brano andava avanti anche 8 minuti con più assoli, eri contento, eri una persona contenta. Adesso questa cosa dei brani che non devono durare più di 2 minuti, mamma mia, cioè è una tristezza per me. È un mondo poi un po' finto, lo dico sempre, anche con questi social che, voglio dire, vedi uno che ha 312 milioni di follower, sì, però è vero o non è vero? Tanto ormai a me mi arrivano tutti i giorni queste mail con le proposte quanto pagare per i follower su Spotify, YouTube, sui social, non c'è niente di vero, può essere vero come può essere finto. È diventato un mondo virtuale ormai. Mondo virtuale pieno di falsità e tutto.
Infatti nei nostri tempi, sicuramente anni 70, 80, 90, uno poteva dire ah, quella lì ha venduto 10 milioni di coppie, ma erano 10 milioni di coppie vere. Effettivamente, al mondo di oggi... Adesso c'è uno scaricamento di brani, ma cioè di dire vendite vere, cioè è diverso, è tutto un concetto diverso. È un peccato, purtroppo più andiamo avanti e più sprofondiamo. Mi dispiace dirlo, però è così. Purtroppo ci dobbiamo, io da vecchia, tra virgolette, mi devo adeguare, perché vedo tanto mia figlia che ha 14 anni e mezzo, per lei è più che normale questo mezzo, se, cioè lei in questo mondo, con questo mezzo del cellulare, si adegua a quello che gli succede. Per noi è più difficile accettarlo, che abbiamo vissuto gli anni 90 in modo diverso. Io il mio cellulare, mio primo cellulare, l'ho preso nel 99 a tipo novembre, per cui ho passato tutti gli anni 90 ed erano quei cellularini dove facevi il messaggino, sì, 160 sì, caratterini, no? Il text message non più lungo di, perché sennò pagavi un secondo massaggio, cioè per risparmiare facevi, cominciavi a scrivere tutto male. Però da sono stati gli anni più belli. Partiamo con la sesta domanda. Un gruppo o un artista musicale che ti sarebbe piaciuto duettare? Oh, ma quelli sono veramente tanti. Sono tantissimi, mamma mia, no. Che difficoltà. Che cosa mi chiedi? C'hai uno in particolare? Io ne ho tanti, cioè io vado pazzo per un sacco di artisti, quindi probabilmente, e se me lo chiedessero oggi direi tipo Coldplay, U2, sì, prendiamo le cose un po' in grande, però mi basterebbe Adele magari, o Alanis Morissette, Skunk and Nancy, non so. Sicuramente musica inglese, perché io non sono tanto brava in italiano, ovviamente, però... Il tuo genere, naturalmente... È un po' più rock, sono un po' più rocketta, sì. Però sai, chiunque, voglio dire, mi basterebbe... Se me lo chiede Sting, non dico sicuramente di no, anzi, sono un grande fan dei Sting, Phil Collins, Stevie Wonder, mamma mia, ragazzi, Rolling Stones... Hai detto anche Phil Collins, hai... Giusto? Ma quelle sono solo sogni, se non sarà mai così ormai. Non mai dire mai così. Nella vita, ricorda. Mai dire mai nella vita, va bene. Tutto è possibile. Sarebbe siamo bello, tutti esseri umani e tutti... Ok. Siamo arrivati alla settima domanda. Come è nata la canzone Leaving Your Head? Scusate se la pronuncio male. Non ti preoccupare. Allora, noi siamo stati sempre fortunati, nel senso che io e Germano lavoravamo tutte e due, ma avevamo dietro alle spalle ovviamente quattro produttori, perché quello che dimenticavo di dire, la parte più importante, che quando io e Germano abbiamo cantato il primo brano, il brano è stato poi dato alla Do It Yourself e nella produzione, per finire il brano per bene, si sono aggiunti Mollella e Phil J, due nomi già conosciuti che ai tempi avevano prodotto anche Gala. Quindi cosa succedeva? Negli anni successivi, in realtà erano i produttori a creare brani e testi. Io collaboravo tantissimo anche con Roby Santini a livello di testi, no? Perché essendo olandese, l'inglese per me, sì, cioè, ero sempre quella che comunque controllavo, che andava tutto bene, però loro erano talmente bravi, Roby Santini era veramente un melodista incredibile, poi Mollella e Phil J avevano questo senso di ritmo, di capire cosa andava, non andava nel mondo, no? Diciamo che unendo poi questi personaggi uno per uno, a noi ci venivano dati i brani quasi pronti. A noi toccava andare a cantare, io controllavo le parole, e dopo ho cominciato anche tipo in Walking, Wonderful Life, Abracadabra. Ho una parte scritta, nel senso che partecipo a livello di autrice, però non in tutti i brani. Quindi Living in Your Head, come è nata, serviva un follow up, ci è dato questo brano e abbiamo detto subito wow, che pestone. Quindi abbiamo registrato le voci, abbiamo
fatto il servizio fotografico, che poi è quella famosa foto che per anni poi hanno usato in tanti, dove io metto il dito davanti alla bocca col colbacco. Ah, sì, quella. Che veniva dalla copertina di Living in Your Head. Bello, wow. Ma guarda quante cose si possono scoprire. No, abbiamo detto tantissimo. Di perché è la mia preferita, ti dico la verità. È quella che ho più nel cuore, perché ti dico questa cosa che a pochi l'ho detto. Quando facevo i viaggi con la mia famiglia, quando ero piccolo, noi, sai, anche se siamo della Puglia, mio padre è stato sempre innamorato di Rimini. Precisamente Gia Marina. Molti dicono, ma se avete il mare vicino in Puglia, perché è andata in Gia Marina? Noi amavamo quel posto, ok? E allora mi ricordo i primi anni 2000 che mio padre aveva questo CD che comprava dall'africano che avevamo qui nel paese, con tutte le canzoni della musica dance, e quella la mettavamo sempre in loop, proprio quella, e allora te le porti nel cuore per tutta la vita, questi ricordi. Si lega al posto, per le persone, per i posti, perché ci vai anche nel momento della vacanza. La vacanza è sempre un momento diverso dell'anno, dove ti rilassi, non hai la scuola, non hai lavoro, quindi è normale che uno... Per me lo è il lago di Garda, per esempio, da buona olandesina. Ho fatto le vacanze sempre al lago di Garda, in alto. Ci torno ancora adesso e per me è un po' come casa, che mi piace ancora tantissimo adesso. Così, che non è neanche mare, è un lago, però a me piaceva. Ti piace? Sì, tantissimo. È vero. Quali sono i tuoi progetti futuri? Allora, io in realtà sono sincera, io vivo un po' la giornata. I miei progetti futuri sono semplicemente far la mamma, occuparmi dei pelosetti, che sono 5 gattine e il cane, la cagnona, scusa perché se non si offende magari, e poi vabbè, io giro, faccio le serate, vado in giro dal vivo, e i progetti futuri in realtà basati sulla musica sono comunque che io ogni anno cerco di far uscire più o meno 2 dischi all'anno. Perché mi diverto, non è obbligatorio. Se ci sono i pezzi belli, perché si produce possibilmente con gli amici, con i conoscenti, non tanto per far dischi. Ormai lo sai anche tu che i dischi non è che sono, non ci sono più le vendite lì una volta. Chiaro, anche le radio non hanno più tutti questi spazi. Per cui se lo facciamo perché ci divertiamo noi. Adesso il 14 aprile era uscito un brano, Luis Rodriguez e Natalie Hart, si chiama Rhythm of My Heart, e mi ha chiamato l'agenzia di Eiffel, di Marvin, proprio dicendo: ho un artista che vuole fare un disco anni 90, però non un anni 90 attuale, vuole fare un anni 90 anni 90. Faccio, beh, fammelo anni sentire. Anni 90 proprio, originale. Sì, sì. Me l'ha mandato e mi ha detto: guarda, ci sono tutti i riferimenti come il brano fosse fatto nel 94. Faccio, va bene, dai, lo sento volentieri. Allora l'ho sentito, mi è piaciuto tantissimo. Ho scritto le parole, ho finito con lui, messo il rap, è uscito, piace, perché l'abbiamo fatta soprattutto per le persone come te, quelli super affezionati agli anni 90, no? E bella. Il brano è stato accolto bene, perché proprio tutti quelli di quel mondo, i fans, i gruppi, il format, e io lo faccio dal vivo adesso tutte le volte, tutte le settimane, prima di Surrender canto questo brano qua, che è talmente facile per tutti da ricordare, che fa pensare come se fosse un brano, è anche molto orecchiabile, no? Quindi fa un po' pensare come se fosse un brano del passato. E quindi ringraziamo Bello. Luis Rodriguez da Napoli, Willy Marano okay. Management e tutti quelli che hanno collaborato. Sì. Okay. Assolutamente. Ce ne sono tanti, te lo mando dopo e così lo puoi ascoltare. Poi ci sono tante cose in ballo ancora, come vari progetti insieme ad altre persone. E noi siamo sempre un po' lì, però lo facciamo per divertimento, perché ci divertiamo. Sì, dai. E voi fate divertire anche gli altri. Meno male. Meno male. Avete tante persone che
come si portano pezzi dell'infanzia dappertutto. Poi con i social, che questo è un lato positivo, perché avendo questi gruppi di forma, di fans su Facebook, su Instagram, abbiamo ovviamente questa fortuna anche, no? Che adesso con i social arrivi ancora più lontano. E infatti. Non ci sono più i dischi, no? Le vendite, però abbiamo la fortuna dei social che ti fa andare comunque nel mondo. Hai ragione. È l'unica, come si dice, l'unica cosa positiva del mondo di oggi. Diciamo che sì e no, perché arriviamo a vederci, a sapere di più dell'artista, perché c'è la tecnologia, però c'è anche un po' molto finto. Questa roba dei follower, mamma mia. Mia figlia che a volte dice, mamma, questo è un blogger famosissima, ha tantissimi follower. E io glielo spiego, dico, guarda queste mail che mi arrivano, se io avessi 8.000 euro da investire, cioè, io dall'oggi a domani sarei famosa. No, ma ti dico la verità, Natalie, con persone che conosco io anche di meno di 8.000 euro, credimi, pure cioè, con 1.000 certo. euro, roba poi di... Poi magari c'è gente veramente brava e originale, non, cioè io capisco sì. che c'è gente veramente brava a livello di creatività, di fare questa cosa fatta bene, perché anche quello è legato a hashtag... algoritmi, bisogna specializzarsi in questo campo, chiaramente, però io lo vedo sempre una roba con questa possibilità di comprare i follower. Io sono già stata fregata due volte, mi hanno rubato Instagram, allora l'ho fatta nel 2016, rubata nel 2020, sì, proprio pieno lock, cioè vabbè, hanno pieno sbagliato lockdown. Neanche le poste, sai, no, non risolvono niente, niente. Non risolvono niente. Non abbiamo risolto. Seconda volta due anni dopo, un'altra volta. E non sono io l'unica che non sono mai riuscita a recuperare. Quindi ricomincio sempre da capo e non voglio comprarli perché non mi sembra, non ha proprio senso. No, vabbè. Non vale la pena, non vale la pena. Seguitemi ovvio. Voi che mi guardate. È ovvio. Allora. Siamo arrivati alla fine del programma. Io sono Natalie Arts dei The Sound Lovers e saluto tutti gli amici che stanno guardando il Gigi TV Show. Però non mancate a scriverci a Luigi, a me, qualsiasi cosa volete ancora sapere, scriveteci e noi vi risponderemo. Comunque grazie per esserci stati. E io canto Used to get it on, na 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 na. Mi raccomando, ciao! Ciao. Grande, ciao Natalie, un bacio. Ciao, ciao a tutti. Like summertime till you were gone. I fell in love with you. And now I can't wait for summertime. For summertime, it won't be long when you come back. I love you like I do. Love you like I do.